Nuovi controlli a torri e mura cittadine. Dopo Torre San Vitale e Porta Torre, l'amministrazione è pronta ad affidare l'incarico per effettuare nuovi rilievi sul fronte sicurezza anche sulla Torre Gattoni. Si tratta infatti di uno dei monumenti storici della città, fu sede del primo laboratorio di Alessandro Volta. E intanto sembra essere stato risolto il mistero sulla proprietà della torre. Abbiamo fatto delle ricerche, la proprietà della Torre Gattoni risulta del comune, spiega l'assessore ai lavori pubblici di Como Pierangelo Gervasoni. Negli anni è stato stipulato un contratto di concessione con la famiglia Mantero, dato che la torre è accessibile anche dalla loro proprietà. Intanto la fortificazione cittadina, come le altre, resta sorvegliata speciale. La sicurezza prima di tutto, ribadisce l'assessore, non possiamo aspettare che un altro sasso si stacchi dalle fortificazioni. Resta però avvilente lo spettacolo che cittadini e turisti si trovano di fronte passeggiando attorno alle mura della città, transenne per delimitare il passaggio sotto le torri di Como in attesa che venga definito dall'amministrazione un progetto sul fronte della sicurezza. Al momento sono due le ipotesi al vaglio del comune. La prima prevede barriere in altezza che possano fungere da rete di protezione nell'eventualità che altri sassi si stacchino dalle fortificazioni comasche. La seconda invece la possibilità di realizzare una cinta naturale formata da piante. Intanto, come detto, partiranno a giorni le ispezioni per verificare lo stato di Torre Gattoni. A breve affideremo l'incarico per effettuare nuove verifiche, conclude Gervasoni.